buongiorno e bentrovati alla rassegna stampa web di Super J. Questa mattina il nostro viaggio nell'informazione online parte dalle Marche e andiamo subito a vedere quali sono le principali notizie riportate dal sito istituzionale dell'ANSA, dove possiamo vedere la Guardia di Finanza scopre frode per oltre 30 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Ancona ha scoperto una frode fiscale transnazionale per oltre 30 milioni di euro. 7 le persone indagate nell'operazione Fantafarma, alle quali sono stati sequestrati beni tra conti correnti e abitazioni in tutta Italia per 1,5 milioni di euro. Per quanto riguarda questa notizia, andiamo a vedere insieme i particolari nel servizio. Oltre 30 milioni di euro di base imponibile sottratta a tassazione scoperta dalla Guardia di Finanza di Ancona è scaturita da false fatture emesse e utilizzate per simulare la compravendita di prodotti farmaceutici tra società italiane ed estere. L'enorme massa di ricchezza è stata distolta dal calcolo delle imposte ricorrendo all'utilizzo di dichiarazioni di fatture false rappresentative di costi mai sostenuti che hanno diminuito fino ad eliminarli gli utili prodotti dalle società coinvolte. Una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale transnazionale e al trasferimento all'estero di capitali, ramificata da lungo tempo nel tessuto economico marchigiano e smascherata dopo ben 2 anni di investigazioni dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Ancona, che ha portato all'esecuzione di sequestri penali per 1,5 milioni di euro tra disponibilità bancarie ed immobili localizzati in tutta Italia. Gli uomini delle Fiamme Gialle Doriche, diretti dalla locale Procura della Repubblica, hanno dovuto procedere rapidamente alla individuazione della ricchezza illecitamente incamerata dalle persone denunciate, evidenziando il valore netto dell'imposta sottratta a tassazione. Il calcolo ha tenuto conto tanto delle false fatture utilizzate da talune delle 7 società come costi fittizi, quanto dei falsi ricavi di vendita indicati nelle ulteriori fatture necessarie per simulare la cessione dei farmaci a favore delle restanti imprese. I 7 responsabili dei reati, residenti tanto nelle Marche quanto in altre regioni italiane e all'estero, sono stati colpiti dai sequestri per equivalente di denaro e beni immobili. E rimaniamo nelle Marche, vediamo in primo piano sul sito istituzionale dell'ANSA PD primarie di coalizione ma senza Marche 2020. Vediamo insieme, primarie di coalizione aperte a nuove alleanze ma senza Marche 2020, il partito del governatore uscente Gianmario Spacca. E questo il percorso definito dalla direzione regionale del Partito Democratico in vista delle elezioni regionali, un percorso che si è deciso di avviare su indicazione del segretario regionale Francesco Comi, in quanto la ricerca di una candidatura unitaria non ha purtroppo ancora trovato una sintesi. Almeno 2.000 firme fra gli iscritti per potersi candidare, il termine scade il 31 gennaio o il 35% delle firme fra i componenti dell'Assemblea. L'Assemblea regionale del PD si riunirà giovedì 22 gennaio per discutere e stabilire la data delle consultazioni, che la direzione ha indicato di fissare entro il 22 febbraio, mentre sabato 24 gennaio si riunirà ancora la direzione per approvare il regolamento relativo allo svolgimento delle primarie. Il regolamento sarà condiviso dal Partito Democratico con gli alleati dal momento che le primarie saranno di coalizione. La direzione del PD ha chiarito che i confini dell'alleanza possono essere ampliati, d'intesa con tutti gli attuali alleati, salva la pregiudiziale nei confronti di Marche 2020. E lasciamo questa notizia di politica e ancora rimaniamo nelle Marche con l'ANSA, dove vediamo feriti, scoppio bombola gas, comune paghi. Apriamo la notizia per leggere insieme i particolari. Il comune di Senigallia dovrà risarcire 2 ragazzi e le famiglie feriti gravemente dallo scoppio di una bombola di gas al campo sportivo delle Saline il 12 maggio 2007, lo ha stabilito la sentenza del giudice civile di Ancona Maria Letizia Mantovani sulla causa intentata dai legali dei giovani Andrea Tarsi e Valentina Argentati, che allora avevano 19 e 17 anni e stavano passando in bicicletta quando furono investiti dai detriti prodotti dall'esplosione. E ancora, GUP, non ci fu truffa con acque magiche. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Non commise alcuna truffa né costituì un'associazione per delinquere. Enza Maria Ciccolo, la biologa coinvolta nel caso delle acque magiche che nel 2012 portò il NAS a sequestrare a Numana lo studio del suo gruppo di ricerca idrofrequenziale per il riequilibrio bioenergetico di individuo e ambiente. Perché il fatto non sussiste, il GUP ha assolto la Ciccolo e la figlia Cinzia Valente dalle accuse più pesanti, condannandole a una multa per esercizio abusivo della professione medica. E il Corpo Forestale dello Stato trova un lupo ucciso a colpi
di fucile. Siamo a Macerata, il Corpo Forestale dello Stato ha rinvenuto nel Parco dei Sibillini, in seguito a una segnalazione anonima, la carcassa di un lupo ucciso a colpi di arma da fuoco, come hanno confermato i risultati preliminari della necroscopia fatta dal personale del parco e dell'Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche. L'esemplare ucciso è una femmina di meno 2 anni che godeva di ottima salute. Nei Monti Sibillini negli ultimi 6 anni sono stati ritrovati ben 18 lupi morti per cause imputabili all'uomo, di cui 9 investiti da automezzi, gli altri per bracconaggio. E rimaniamo ancora nell'Anza, andiamo a vedere altre notizie. Monsignor Menichelli, presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana, dal prossimo 14 febbraio, quando Papa Francesco lo nominerà cardinale, Monsignor Edoardo Menichelli sarà il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana. Lo rende noto la conferenza che si è riunita a Fabriano. Menichelli prenderà il posto di Monsignor Luigi Conti, che è stato presidente per 2 mandati. Vicepresidente sarà Monsignor Pietro Coccia. E ancora andiamo a vedere, inaugurato tratto col fiorito Serravalle. Leggiamo insieme. Aperto al traffico ieri il primo tratto funzionale della strada Colfiorito Serravalle di Chienti, 9 km lungo la strada statale 77, realizzati nell'ambito del progetto Quadrilatero. Per il ministro Maurizio Lupi, un esempio dell'Italia che funziona e riparte con le grandi opere. Marche e Umbria, hanno detto i presidenti Spacca e Marini, da oggi sono più vicine. La strada è a 4 corsie con 5 gallerie. E rimaniamo nelle Marche e parliamo sempre di inaugurazioni, perché ieri è stato inaugurato il Palasport di Civitanova Marche. Nel Palasport si giocheranno le partite della Lube Banca Marche. Grande soddisfazione è stata espressa dal vice sindaco Giulio Silenzi. Ascoltiamolo. Il palazzetto è una bella realtà, per cui si superano tutte le divisioni, tutte le difficoltà, perché un'opera come questa realizzata in 5 mesi è un fatto estremamente importante e significativo. Il palazzetto è una bella realtà che servirà alla Lube per giocare il campionato e le coppe europee. E questa diventa la casa della Lube, dignitosa, prestigiosa per la squadra campione d'Italia, che ci riempie di orgoglio e tutti, non solo i civitanovesi, i maceratesi, tutta la regione Marche. Poi, quando non verrà utilizzato dalla Lube, è possibile utilizzarlo per altre iniziative e manifestazioni sportive. Noi organizzeremo degli eventi spettacolari che meritano una cornice di 5.000 spettatori, per cui sarà un contenitore di sport e di spettacolo. Dovremo inaugurare nei prossimi mesi la fiera, che sta proprio qui a pochi metri, per cui questo diventa un polo di manifestazioni, di iniziative, attrattore di attività che porterà tanta gente a Civitanova per trascorrere ore, per movimentare l'economia. Insomma, una bella cosa, un segno di positività. Quando si realizza un'opera in 5 mesi, pur tra tante difficoltà, significa che se si lavora in maniera onesta, competente, determinata. Una squadra fatta di amministratori, di dirigenti e la serietà dei costruttori possono portare risultati positivi che ci fanno sperare. Questa è un'opera che ci dà positività e ci fa sperare che in Italia non tutto è negativo, non tutto è divisione, ma ci sono esempi importanti e questo è uno di questi. E prima di passare all'Abruzzo leggiamo ancora una notizia da Lanza Marche che riguarda le elezioni regionali. Forza Italia ricandiderà tutti i consiglieri uscenti. Forza Italia ha definito ieri, in un incontro tra il gruppo consigliere regionale guidato dal capogruppo Umberto Trenta e il coordinatore regionale Remigio Ceroni, il programma Azzurro Marche 2015 in vista delle elezioni regionali. Tutti i consiglieri regionali uscenti saranno ricandidati. Ci rivolgiamo, ha concluso Trenta, a tutte le forze politiche e della società civile alternative al Partito Democratico, che rappresenta in toto e senza dubbio la partitocrazia. E con questa notizia appunto andiamo a lasciare le Marche ed ora in Abruzzo e guardiamo quali sono le notizie riportate sul sito City Rumors, dove possiamo vedere Tortoreto proteste per apertura a singhiozzo dello sportello Poliservice.
Proteste quindi per l'apertura a singhiozzo a Tortoreto dello sportello della Poliservice. In questi giorni di inizio anno si sono registrate parecchie rimostranze da parte dei cittadini del Lido per quanto concerne l'apertura al pubblico dello sportello, presidio importante soprattutto ad inizio anno con la consegna dei nuovi calendari per la differenziata e per le buste per i multi materiali. E torniamo indietro e vediamo ancora le altre notizie dal sito abruzzese. Teramo, la biblioteca Delfico rischia di scomparire, una biblioteca abbandonata al proprio destino, è il caso della Delfico, i cui bibliotecari lanciano un grido disperato d'allarme. Ancora Teramo, commercianti contro Brucchi, ci fa i dispetti, quindi arriva un nuovo attacco all'amministrazione comunale da parte dei commercianti teramani. Ad alzare la voce questa volta sono i commercianti delle attività di Piazza Garibaldi. Ancora ci spostiamo a Roseto, ex scuola materna di Colonia Paese affidata alla Proloco. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Si terrà lunedì 19 gennaio a partire dalle ore 20:30 nei locali della scuola elementare di Colonia Paese la riunione del consiglio di quartiere convocata dal presidente Livio Bonaduce. Si discuterà in merito all'affidamento da parte della Proloco Colonia Paese dell'edificio ex scuola materna. Durante la riunione sarà illustrato il progetto per il quale viene richiesta la struttura. E ancora vediamo insieme sempre una notizia che riguarda Roseto, perché c'è stato un incontro per la nuova sede del SAFFO, ma Pavone esclude il consigliere provinciale dalla foto di rito. Vediamola insieme questa notizia. Si è tenuto ieri mattina nel municipio di Roseto degli Abruzzi l'incontro per affrontare la questione inerente alla realizzazione di una nuova sede per il polo liceale SAFFO. All'appuntamento hanno preso parte il primo cittadino rosetano, Ennio Pavone, il dirigente comunale dell'ufficio urbanistica, rappresentanti della provincia di Teramo, il dirigente scolastico dell'istituto e una delegazione di studenti. Nel corso dell'incontro sono state affrontate tutte le questioni relative al polo liceale SAFFO e il sindaco Pavone ha illustrato ai presenti la delibera che la giunta comunale ha approvato lo scorso 24 dicembre, inerente all'individuazione di un'area per la realizzazione del nuovo polo liceale nella zona nord di Roseto. Ora saranno gli uffici comunali e provinciali ad attivarsi per individuare le procedure progettuali ed urbanistiche necessarie per portare avanti il progetto. Ma l'incontro si è concluso con una coda polemica. Il simpatico sindaco Pavone, paladino delle scuole non di sua competenza, nella foto di rito scrive Abruzzo Civico, ha escluso qualcuno, quel qualcuno che oggi è suo interlocutore politico in provincia, peraltro legittimamente votato e che sarà il primo soggetto politico di riferimento nella realizzazione del nuovo SAFFO. Noi che siamo neofiti rimettiamo al suo posto il caro Flaviano De Vincentis. E qui infatti possiamo vedere che c'è la foto con l'aggiunta di De Vincentis. Ma ora, prima di vedere insieme altre notizie sempre da City Rumors, diamo un attimo la linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Tra poco. Ben ritrovati alla rassegna stampa web di Super J. Continuiamo la nostra rassegna con City Rumors. Silvi, rom sorvegliata speciale, arrestata alle Poste. Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Silvi Marina hanno arrestato in flagranza di reato per violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale di polizia Anna Di Rocco, 36enne, di etnia rom, domiciliata a Torre dei Passeri, già nota per fatti di giustizia. I militari, durante i consueti controlli nelle vicinanze degli obiettivi sensibili, hanno notato che la rom stava effettuando una regolare operazione nell'ufficio postale di Via Rubicone. A seguito di consultazione della banca dati è emerso che la Di Rocco attualmente è sottoposta alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di Torre dei Passeri, con divieto assoluto di allontanarsi dalla città. I carabinieri pertanto hanno arrestato la donna. E con questa notizia lasciamo l'Abruzzo ed ora torniamo nelle Marche, questa volta lo facciamo con il sito online del Corriere Adriatico, dove in home page possiamo vedere in bianchino al lavoro si accascia e muore. Siamo a Monteleone di Fermo, ma l'ora è fatale per un imbianchino di San Ginesio al lavoro all'interno di un'abitazione. Accaduto intorno a l'una di ieri a Monteleone di Fermo in contrada Madonna di Loreto, un'area in campagna in una casa acquistata da poco da inglesi e appena ristrutturata. L'uomo Renato Brancadori è un 45enne di San Ginesio, padre di un bambino di 2 anni. Era al lavoro quando ha avuto un malore, stava imbiancando il muro della dépendance in aperta campagna.
Era su un carrello elevatore a 1,5 metri circa di altezza, quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso l'equilibrio ed è rimasto riverso a terra supino, privo di vita. Sul posto il pronto intervento del 118, l'ambulanza, l'eliambulanza, che ha avuto non poche difficoltà ad atterrare, che però è ripartita vuota. L'uomo era già morto, a nulla sono valsi molteplici tentativi di rianimarlo. E lasciamo questa notizia, torniamo nell'home page del Corriere Adriatico. Investita da un'auto, soccorsa una ragazza. Ci spostiamo a Loreto. L'ambulanza è intervenuta ieri mattina a Villa Musone per soccorrere una giovane ferita dopo un investimento. L'allarme è scattato in piazza Kennedy a Villa Musone, dove una ragazza è stata investita da un'auto. Si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi, la centrale operativa del 118 ha inviato le ambulanze, dalla cittadella sanitaria di Torrette si è alzata in volo l'eliambulanza. Dopo le prime cure sul posto, la giovane è stata accompagnata al pronto soccorso di Torrette. Sul luogo dell'incidente si è portata anche una pattuglia dei carabinieri. E rimaniamo nelle Marche con il Corriere Adriatico, ma questa volta ci spostiamo nell'Ascolano e vediamo quali sono le principali notizie riportate. Aggrediti in centro due carabinieri, ancora Mestichelli a capo dell'INPS provinciale. Vediamo insieme i particolari. Carlo Mestichelli è il nuovo presidente del comitato provinciale INPS di Ascoli Piceno per il quadriennio 2015-2019. Subentra nell'incarico a Giovanni Camaioni, presidente uscente. L'elezione di Mestichelli è avvenuta all'unanimità durante la seduta di insediamento del ricostituito comitato provinciale INPS. Nella stessa adunanza è stato altresì eletto quale vicepresidente del comitato, in rappresentanza dei datori di lavoro, il direttore di Confindustria Luciano Vizioli, che subentra nell'incarico per logiche di opportune rotazioni, così come per quelle previste per la presidenza, al direttore di Confcommercio Giorgio Fiori, che già aveva ricoperto la carica di vicepresidente nel decorso quadriennio e che resta comunque membro del comitato sino al prossimo 2019. E vediamo ancora nella pagina dedicata all'Ascolano, falciata in strada, grave, un'anziana. Siamo a San Benedetto, una donna di 83 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni a seguito di un incidente stradale del quale è rimasta vittima in via Manara, a pochi passi dall'ospedale. Secondo una prima sommaria ricostruzione, la donna sarebbe stata presa in pieno da una Fiat ed è ricaduta a circa 10 metri di distanza. Nell'impatto al suolo avrebbe riportato una profonda ferita alla testa, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso, dove è ricoverata in gravi condizioni. Sul posto la polizia stradale e i vigili urbani, che hanno chiuso la strada per consentire i soccorsi e i rilievi del sinistro. E lasciamo la notizia anche di questo grave incidente. Vediamo, salvata una tartaruga al largo della Riviera. Apriamo anche questa notizia, andiamo a leggere insieme i particolari di questo, della tartaruga salvata al largo di San Benedetto. Infatti è stata soccorsa una tartaruga marina in difficoltà, il ritrovamento è stato effettuato a 3 miglia dalla costa dell'imbarcazione Eco One. La tartaruga, a cui è stato dato il nome di Nick, è stata trasferita dagli operatori della Sentina, ente competente per la tutela di questi rettili, in ambito locale nella sede sanbenedettese dell'Università di Camerino, dove c'è il centro di soccorso. Dopo un primo intervento da parte di un veterinario dell'ASUR per accertare le condizioni di salute dell'animale, la tartaruga è stata ospitata in una vasca in attesa di una visita specialistica. Qualora le condizioni di salute fossero idonee, la tartaruga Nick potrà essere liberata in primavera. E con questa notizia lasciamo nuovamente le Marche, torniamo in Abruzzo e lo facciamo con ML. Vediamo quali sono le principali notizie riportate sul sito abruzzese. Azioni Tercas, come pronti contro termine, prima sentenza scagiona i dipendenti. Apriamola e vediamo, la prima sentenza di un giudice civile potrebbe tracciare la strada giuridica nella vicenda delle azioni Tercas vendute come pronti contro termine a un discreto numero di clienti, ai quali la sospensione del titolo decisa dal commissario Sora ha impedito il recupero delle somme investite. E quella emessa in questi giorni dal giudice di Teramo, Mauro Pacifico, chiamato a dirimere la richiesta di condanna di un dipendente dell'istituto di credito di Corso San Giorgio, avanzata da un cliente che aveva acquistato circa 225.000 euro in azioni Tercas e alla scadenza di un anno non aveva avuto indietro il capitale versato e, secondo gli accordi verbali presi in banca, anche gli interessi del 3%. Il giudice ha scagionato il dipendente, ritenendo che la vendita di azioni proprie della banca come pronti contro termine avviata
nel 2010 da una disposizione dell'allora direttore generale Di Matteo e qualificata come ingegneria bancaria, era diventata routine imposta dai vertici e che aveva remunerato già molti clienti che dunque sapevano di cosa stessero acquistando. E torniamo indietro e rimaniamo ancora in Abruzzo, dove vediamo posti auto sottratti alla sosta, rivolta dei commercianti vicino alla rotondina, quindi siamo a Teramo, i ragazzi di Officina Indipendenti portano le loro ragioni dal prefetto e vediamo, ci spostiamo a Nereto, iniziano i lavori per la variante di Nereto. La prossima settimana saranno consegnati ufficialmente alla ditta che ha vinto la gara d'appalto i lavori della cosiddetta variante di Nereto. L'intervento prevede la realizzazione di un tratto stradale alternativo all'attuale tracciato della strada provinciale 259 della Val di Brata. Nelle ultime settimane il consigliere provinciale referente per la viabilità Mauro Scarpantonio, insieme ai tecnici della provincia, ha più volte incontrato il comitato cittadino che si oppone alla realizzazione dell'opera, con l'obiettivo di ascoltare le ragioni e nel contempo illustrare le migliorie già apportate al progetto. Nell'occasione è stato ribadito che la provincia, pur volendo tener conto delle ragioni esposte, deve rispettare i principi di salvaguardia della finanza pubblica e che deve rispettare le tempistiche e scadenze amministrative frattanto attivate, in quanto il progetto ha superato tutti i valori di concertazione e le procedure deliberative. Per la variante il costo globale ammonta a 1.644.000 euro e si prevede la realizzazione di un braccio di collegamento di circa 500 metri che inizia sulla provinciale 259 in corrispondenza del cimitero del paese e termina sulla rotatoria realizzata in zona artigianale dal comune di Nereto. Il collegamento con la strada provinciale e con la viabilità locale sarà definitivamente assicurata con la realizzazione di altre due rotatorie. E da Nereto ci spostiamo a Tortoreto, perché il vice sindaco di Tortoreto, Massimo Tarquini, spiega le caratteristiche per il nuovo bando del trasporto scolastico. Ascoltiamolo in questo servizio. Il nuovo bando è stato strutturato in maniera di evidenziare soprattutto la sicurezza e la qualità. Non è un semplice modo di dire, è nei fatti, perché è completamente diverso rispetto a quello effettuato nel 2012. Sono stati introdotti dei parametri nuovi, innovativi, come quello che prevede il piano di manutenzioni, dando attenzione proprio alle ditte che intendevano partecipare nel individuare attraverso una relazione dettagliata su come venivano effettuate queste manutenzioni, il chilometraggio sia ordinario che interventi di natura straordinaria. L'altra novità rilevante era quella di togliere il fatturato previsto nelle gare di appalto, perché si aveva la sensazione di avvantaggiare le grandi ditte. In questo modo il bando era aperto veramente a tutte le ditte, che anche le più piccole, che volevano partecipare. E infine si è data possibilità anche di mettere in evidenza come elemento qualitativo proprio l'organigramma delle aziende in merito al personale di ognuna delle partecipanti. Altro elemento fondamentale è stato quello di aumentare il parco mezzi che le ditte partecipanti forniscono proprio al nostro ente nell'espletamento del servizio. Per essere chiari, anziché due mezzi di scorta, un mezzo di scorta ne abbiamo aumentato di due, dando maggior importanza ai mezzi con il minor impatto ambientale. Una riflessione probabilmente d'obbligo: nell'immaginario collettivo il fatto che comunque abbia vinto la stessa ditta che gestiva il servizio in precedenza fa legare il fatto dell'incidente accaduto nel mese di novembre. Come stanno le cose? Qual è la posizione dell'amministrazione su questa tematica? L'amministrazione è intervenuta immediatamente per quanto accadde nel mese di novembre. È chiaro che l'attenzione per questo servizio è ai massimi livelli, ma posso garantire alle famiglie di Tortoreto che l'intervento da parte dell'amministrazione comunale è stato ottimo anche da parte degli uffici. E con questo servizio lasciamo l'Abruzzo e torniamo nelle Marche, e lo facciamo con Riviera Oggi, che apre con la notizia dei due carabinieri aggrediti al centro. Vediamo.
Siamo a San Benedetto, nel pomeriggio del 16 gennaio in via Aspromonte due carabinieri di quartiere sono stati aggrediti da tre albanesi che stavano per compiere un furto. I militari, vedendo gli stranieri in atteggiamenti sospetti, hanno deciso di controllarli e perquisirli. Uno di loro avrebbe assalito con un cacciavite gli agenti ferendoli. L'aggressore è stato immobilizzato e portato in caserma, gli altri due sono riusciti a scappare al fermo. I carabinieri feriti sono stati portati al pronto soccorso. E torniamo indietro e vediamo, c'è anche la notizia dell'anziana investita sempre a San Benedetto e che ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale. Poi c'è la notizia di Via Pasubio che riaprirà oggi la statale 16 in tarda mattinata. E vediamo ancora insieme un'altra notizia sempre dal sito marchigiano Riviera Oggi, a bando la gestione dello stadio Pirani. Siamo questa volta a Grotta a Mare. Andiamo a vedere, il comune ha bandito una gara per l'affidamento in concessione dell'impianto sportivo in via San Martino, area pubblica recintata di 26.000 metri quadri, al cui interno sono presenti tre campi da calcio, spogliatoi e servizi, tribune e altre strutture di servizio. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 febbraio al protocollo del comune. Con questa notizia andiamo a lasciare le Marche e torniamo in Abruzzo, e questa volta lo facciamo con il sito istituzionale dell'ANSA, dove possiamo vedere insieme in primo piano la notizia ricostruzione per il governo, i soldi ci sono. Vediamola insieme, il governo è disponibile su tutto, i fondi stanziati dal governo di centrosinistra ci sono, vanno risolte questioni normative, ora far seguire alle parole i fatti. Lo ha detto il sottosegretario all'economia Paolo De Micheli, che ha assunto la delega alla ricostruzione post-sisma dopo Giovanni Legnini. Ed ora andiamo a vedere insieme un servizio dove a parlare proprio il sottosegretario all'economia Paola De Micheli. Sono venuta qui per dare il massimo della disponibilità personale e ovviamente del governo a proseguire il lavoro cominciato dal mio predecessore abruzzese, il presidente Legnini, per affrontare le questioni tecniche che ancora sono aperte, per dare avvio anche ad una fase, diciamo così, di perfezionamento di quelli che sono i meccanismi legati alla ricostruzione e anche per accelerare il più possibile l'utilizzo delle risorse che i due governi del Partito Democratico hanno stanziato con dedizione e affetto per questa terra, proprio per accelerare e garantire il meglio per la ricostruzione. Quindi la prima parola che così mi è disponibilità totale, e questo lo vedrete poi strada facendo, perché le parole, se non sono seguite dai fatti, sono inutili, e quindi ci concentreremo soprattutto tanto sui fatti. C'è anche un po' di tempo da recuperare, diciamo, perché con questo passaggio di consegne, quindi un po' rallentamento nella governance, si è perso del tempo, dei mesi, delle settimane. Cosa fare per recuperare? Faremo di tutto per recuperarlo, ci sono anche delle posizioni da coprire negli ambiti tecnici, diciamo così, legati alla ricostruzione. Abbiamo già alcune, diciamo così, idee, le voglio confrontare con le istituzioni locali, in particolar modo con il sindaco Cialente, con i sindaci del cratere, e insomma insieme a loro contiamo di fare un buon lavoro e di essere a disposizione degli aquilani il più possibile. Io ovviamente, per questioni di territorio, seguo anche la vicenda emiliano-romagnola. Proprio ieri ho incontrato il mio presidente Stefano Bonaccini. Ci sono delle cose che qui stanno funzionando e che possono essere anche utili per aiutare la ricostruzione in Emilia-Romagna. Sono due terremoti un po' differenti e quindi ci sono anche, bisogna salvaguardare nella modalità per affrontare la ricostruzione queste differenze, perché sono anche territori differenti, questo non vi sfuggirà. Detto questo, a maggior ragione da parte mia personale e del mio staff c'è una sensibilità straordinaria. Faremo di tutto per non deludervi. E con le parole del sottosegretario all'economia Paola De Micheli si conclude la nostra rassegna stampa. Grazie per l'attenzione e buon sabato a tutti.